Una delle prime è stata il sindaco di Sciacca Francesca Valenti, poi a seguire anche altri sindaci hanno fatto lo stesso. Nell'era dei social, i primi cittadini, alle prese con l'emergenza coronavirus, hanno affidato a dei videomessaggi le loro comunicazioni alla cittadinanza e soprattutto le raccomandazioni a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni in vigore. La cosa che dobbiamo tutti quanti considerare e ricordare è il buon senso. Dobbiamo evitare i luoghi affollati, dobbiamo rimanere a casa. Io dico anche a tutti coloro che stanno arrivando in questi giorni, in queste ultime ore dalle regioni del nord, di rimanere a casa in isolamento, così come per noi tutti. Atteniamoci a tutte le indicazioni, alle norme igieniche, manteniamo le distanze di sicurezza con le ultime disposizioni emanate la scorsa notte, verranno chiusi i pub, verranno sospese le attività culturali, gli eventi, le manifestazioni sia culturali che sportive. Ma oltre a questo, tutti gli esercizi, bar, ristoranti che adottino misure per mantenere la distanza che viene consigliata di almeno 1 metro, così come che ci siano tutti i presidi di disinfettanti e tutto quello che le norme igieniche ci impongono. Non siamo in una situazione che ci può portare all'allarme e quindi non dobbiamo entrare nel panico, dobbiamo fare attenzione, molta attenzione, perché quello che mi sento di dire è che in questo momento, più che in altri, il domani, il futuro è nelle nostre mani. Un'emergenza che riguarda tutti i comuni, anche quelli in cui non si registrano casi di cittadini positivi al coronavirus. E chiaramente le raccomandazioni sono rivolte non solo alle popolazioni locali, ma anche a quanti hanno fatto rientro nelle proprie città dalle zone rosse del nord Italia e che hanno il dovere di informare il medico di base e di mettersi in auto-isolamento. Circa 1.000 nostri concittadini che per motivi vari sono stati al nord Italia e che fino a poche ore fa sono state nelle regioni colpite dal coronavirus. Mi riferisco a circa 300 produttori di arance che hanno venduto il loro prodotto al nord. Mi riferisco ai tanti ragazzi universitari che frequentano gli atenei del nord Italia. Mi riferisco ai tantissimi insegnanti che hanno svolto fino a pochi giorni fa il loro lavoro nelle regioni del nord Italia e che da poche ore si sono trasferiti di nuovamente nella nostra città di Ribera, faccio un appello. È chiaro che la nostra accoglienza è incondizionata, ma vi chiedo rispetto e solidarietà per gli anziani e per le persone deboli di Ribera. Ricordo a tutti questi concittadini che dal nord Italia arrivano nella nostra città di Ribera, che sia il Presidente del Consiglio dei Ministri, sia il Presidente della Regione, ha dato degli obblighi. Rispettare questi obblighi è un loro dovere. Chi non rispetta questi obblighi commette dei reati penali che saranno puniti anche con il carcere fino a 3 mesi. Quali sono questi obblighi? Questi concittadini che arrivano nella nostra città devono comunicare il loro arrivo al medico curante, devono comunicare il loro arrivo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP, devono rimanere a casa per almeno 14 giorni in isolamento. Stessa cosa ha fatto il sindaco di Sambuca di Sicilia, Leo Ciaccio. È necessario, prima di tutto, seguire le indicazioni prescritte. Unica vera arma per limitare il diffondersi del contagio e non peggiorare la situazione dell'intero paese. Questo comporta modificare con sacrificio e maturità le abitudini giornaliere. Inoltre, vi volevo informare che gli uffici comunali da domani resteranno chiusi al pubblico. Comunque gli uffici stessi saranno raggiungibili telefonicamente. Si può fissare un appuntamento e affrontare qualsiasi problema. Abbiamo
Abbiamo sospeso inoltre il mercato settimanale e tutti raccomandiamo di non frequentare luoghi particolarmente affollati e di ridurre gli spostamenti, considerato che gli anziani sono soggetti particolarmente a rischio, è consigliato loro di stare a casa. Ai giovani raccomandiamo per questo periodo di evitare i raggruppamenti e i contatti interpersonali e di seguire le disposizioni del decreto. Gli allarmismi dei social e il panico generale devono trasformarsi in comportamenti adeguati da parte di tutti, e specialmente dai giovani, che in questi giorni hanno preso con leggerezza questa emergenza. Questo è infine il videomessaggio del sindaco di Menfi, Marilena Mauceri. Evitare di uscire da casa o solo per esigenze strettamente necessarie, come la spesa o andare in farmacia. Osservare le misure di contenimento, come dai decreti DPCM e anche dalle ordinanze regionali, è l'unica arma per evitare la diffusione del Covid-19, ovvero la malattia da coronavirus. Purtroppo è necessario cambiare le nostre abitudini e attenerci alle regole comportamentali consigliate in questa situazione. Per gli anziani, ad esempio, è sconsigliabile uscire da casa. Adottare comportamenti responsabili e evitare di frequentare luoghi affollati. E ai genitori dovete imporre la figura genitoriale, obbligando i propri figli a restare a casa, in quanto possibile veicolo di contagio per se stessi, per i genitori e per gli stessi nonni anziani. Voi giovani, è un appello che vi stiamo facendo. Cambiate abitudini. Evitate di riunirvi ed evitate contatti all'esterno se non strettamente necessari. Evitate quindi strette di mano, abbracci e mantenere la distanza interpersonale di un metro.